Mantenere la casa pulita, oltre alle soddisfazioni che proviamo, ci porta anche benefici psicologici. Vivere nell'ordine e nel pulito ci aiuta a vivere meglio, con meno stress e con armonia. Una casa igienizzata dona la sensazione di benessere fisico e mentale. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Ho fatto una ricerca su internet per l'importanza delle piante in casa e ho trovato questa. Le piante rinfrescano in estate e riscaldano in inverno, favoriscono la concentrazione nello studio e nel lavoro, riducendo i rumori e infondendo calma e diminuiscono la presenza di polvere in casa, assorbendo gli agenti inquinanti che si disperdono nell'aria. Io direi che è ottimo tenere le piante verdi in casa, però bisogna sempre prendersi cura. Una casa pulita vuol dire anche le piante pulite e curate. Bisogna sempre togliere la polvere dalle piante, dalle foglie. In questo modo la nostra casa si presenta veramente molto molto piacevole e pulita. Mantenere una casa pulita più possibile, non serve qualche studio particolare, basta rispettare alcune abitudini. Alla fine sta tutto nelle piccole abitudini che fanno la differenza. Una volta finito di pranzare o cenare, liberiamo subito il tavolo. Questo ci permetterà alla nostra mente di rilassarsi. Il tavolo vuoto, il tavolo già libero, questo ci aiuta. Ad esempio, io metto tutto a lavare perché so che dopo tornano i miei figli, hanno bisogno del tavolo, devono colorare, devono fare le loro cose e subito anche lo pulisco. In questo modo io elimino quelli piccoli macchi che magari sono rimasti durante il pranzo o la cena. Dopo che metto a lavare il tappetino dal bagno o dalla cucina, mi dà molto fastidio. Dopo fare un'altra lavatrice, magari con i vestiti, per cui faccio questo. Dopo aver lavato il tappeto, metto un misurino o di percarbonato o metto un misurino di acido citrico. In questo modo igienizzo la lavatrice. Faccio un circuito corto di 14 minuti e so che la mia lavatrice è pulita. Ogni 2 giorni faccio partire il mio robot. Il robot in casa ci aiuta a risparmiare circa 35% di tempo, ma è veramente così? Io da quando ho il robot in casa mi rendo conto che ho almeno polvere in casa e faccio anche molto più prima a pulire. Ogni 3 giorni lavo il pavimento. Mi piace molto tenere il pavimento pulito perché mi piace camminare scalza. Avere il pavimento pulito e lavarlo più spesso, questo ci aiuta anche di avere in casa meno polvere. Il video l'ho chiamato casa sostenibile perché, come vi avevo già detto, ho iniziato a usare soltanto dei detersivi vegani, biodegradabili, senza microplastiche da Everdrop. Volevo condividere con voi anche che sono diventata l'ambasciatrice di Everdrop. Adesso vi faccio vedere le novità che loro hanno e vi spiego al meglio il loro vantaggio. Visto che anche nell'altro video non avete capito bene, le Everdrop fanno dei detersivi senza microplastiche e vegani. Praticamente noi prendiamo una pastiglia, lo mettiamo nell'acqua e formiamo il nostro detersivo, così noi evitiamo, ecco, di avere in casa tanta plastica che inquina. Questo kit è ottimo per le pulizie di primavera, ci comprende dentro tutto. Sulla novità hanno questo detersivo per i piatti. Basta semplicemente mettere l'acqua e mettiamo la bustina con il detersivo, lo lasciamo per circa 10-15 minuti e il detersivo per i piatti è pronto. Invece in questo contenitore con il coperchio in bambù che è molto simpatico e carino, ecco, ci teniamo qua le nostre pastiglie, per cui come potete vedere noi qua abbiamo ogni pastiglia ha il suo barattolino, vedete il colore, il bagno c'è il colore rosa, la cucina il verde e per i vetri il blu, per cui non possiamo neanche sbagliare. Si fa questo, si mette l'acqua dentro, si mette dentro la pastiglia e si aspetta 20-30 minuti, lo lasciamo così la pastiglia si
scioglie dentro e si forma il nostro detersivo. Adesso vi faccio la differenza quale è tra questo detersivo e quelli commerciali che noi compriamo. Pensate quanto sono innovativi, sono dei detersivi della ultima generazione. Praticamente qua hanno fatto balsamo, shampoo. Ecco, prima faccio il shampoo alla Giulia, lava molto bene i capelli e poi passo con il balsamo, condizioner per i capelli. Dopo risciacquo tutto e vedo che comunque sono rimasti i capelli molto lucidi e morbidi. Il specchio provo comunque a pulirlo almeno una volta alla settimana, che comunque anche il specchio non so in qualche modo, però si sporca sempre, lo trovo sempre macchiato. Dal 26 aprile al 30 aprile avete un codice sconto di 20% con Erica Home 20 con una spesa minima di 50 euro. Invece dal 1.05 fino al 31.05 avete un codice sconto di 10% su tutti gli ordini con il codice sconto Erica Home 10. Voglio farvi vedere la differenza qual è tra un detersivo, quello che compriamo al supermercato, e questi sostenibili. Guardate, questo ho spruzzato prima con detersivo dal supermercato. Come potete vedere c'è tanta schiuma e abbiamo bisogno di risciacquare tantissimo. Di conseguenza c'è più spreco dell'acqua. Invece con il detersivo questo sostenibile, io apposta non ho fatto il taglio del video, ho lasciato, volevo che voi che vedete al meglio, no? E come potete vedere il detersivo lava bene, pulisce bene, però non fa tanta schiuma e di conseguenza usiamo anche meno acqua, facciamo meno spreco di acqua. Dopo aver lavato il lavandino mi piace sempre decorarlo. Questo basta un fiore, una rosa, una piantina piccola, ma anche un ramo verde così, quando se magari andate a fare una passeggiata già fa la differenza. Sono quelle piccole cose che sembrano banali, però non lo sono, ecco, sono quelle piccole cose che ci fanno sembrare tutto molto più divertente, più armoniosa. Insomma, ci sono quelle piccole cose che ci fa vivere meglio. Capita spesso di aprire qualche cassettone o l'armadio e di prendere le cose di fretta o appoggiarle lì di fretta e li vediamo tutti scombussolati. Io ogni tanto apro il mio cassetto dove tengo le lenzuola, le fedre, l'asciugamano, tanto mi serve pochi secondi per mettere a posto. Però questo mi dà in cambio che quando io apro per prendere qualcosa vedo tutto bello organizzato, questo veramente mi dà tanta gioia. Avere più spazi liberi e meno oggetti lasciati così a casa, questo ci aiuta a pulire prima e ci aiuta anche ad avere una casa più organizzata. Se ti sembra tutto troppo difficile e impegnativo a tenere conto di tutte queste abitudini, per chi magari all'inizio di voler cambiare, allora ti consiglio questo: inizia con 2 o 3 abitudini alla volta, ma facendole sempre e un po' alla volta vedrete dei bei risultati e vedrai come, senza accorgerti, tutte queste abitudini faranno parte della tua vita. Dormire nelle lenzuole pulite si riposa meglio. Il nostro vantaggio sta che quando ci svegliamo ci sentiamo più riposati e tutti noi sappiamo molto bene quanto è importante riposare bene.
La sera sono l'ultima per andare a dormire. Faccio questo il mio momento di pace e mi posso concentrare bene. Prendo la mia agenda e provo a capire quello che ho da fare, quello che ho fatto, insomma, faccio i miei appunti. Prima di andare a dormire provo comunque a lasciare tutto in ordine. Mi metto a posto il mio computer, la mia agenda. Preferisco di lasciare anche il divano, magari la coperta, la metto tutto al suo posto. Questo mi aiuta il secondo giorno quando mi sveglio di vedere la casa già organizzata, mi aiuta ad iniziare bene la giornata. I miei figli prima di andare a letto hanno l'abitudine comunque di mangiare qualcosa, qualche biscotto, qualche dolce che faccio. Pulisco tutto e poi nella mia organizzazione sta anche questo. Se so che il secondo giorno, la mattina, magari è una mattinata dove è tutto di fretta, faccio questo. La sera preparo il tavolo per la colazione. Sono due o tre cosette da mettere, però credetemi che questa ci aiuta a iniziare la giornata meglio, ecco, con meno stress. Prova sempre a fare quello che ti piace. L'altra volta abbiamo fatto una pausa insieme e abbiamo preso un tè con cioccolato. Questa volta impiantiamo una pianta insieme. Sarebbe bello se rimanesti con me per anni, così vedremo insieme come cresce questa pianta. Adoro la pianta di eucalipto. Per me eucalipto è una pianta pura come quella dell'olivo, ad esempio, perché l'ho impiantata, perché mi piace veramente tantissimo.
quando laviamo le tende, oltre al profumo unico che si fa della nostra casa di pulita, ma con questo gesto importante che soprattutto è facile da lavare, evitiamo nelle nostre camere che si accumulano polvere e acari. Questo detersivo lo adoro, è un prodotto vegano e ha un profumo delicato di pompelmo, fico e legno di sandalo. Una casa pulita fa sempre la differenza, ma ripeto, pulire non deve diventare per voi un'ossessione, ma un piacere. Io adesso vi lascio nelle vostre case pulite e profumate e noi ci vediamo presto. Ciao ciao! A dream that no one could save.